Corrono tempi bui in quel di Marvel Snap, raga. Infatti oggi mi sono portato un bel sostegno morale per aiutarmi a non scaldare malamente. Infatti oggi andremo a provare un mazzo che era da un po' che non... Cioè era da un po', era da 2 giorni che non faccio ladder. Infatti ieri in stream abbiamo solamente fatto le conquest. Vi ricordo, il mazzo con ella l'ha portata dal terreno di prova fino al ticket infinite. Così ha fatto se game a buffo, in scioltezza, non c'è ne stato neanche bisogno di traverdarla. Però mi rendo conto che in questi casi io vado a rifugiarmi in dei mazzi che io reputo belli, per in qualche modo darmi degli stimoli in più per continuare a giocare. Perché sapete quanto adoro Marvel Snap, ok? Il vero obiettivo sarà non tiltare. Buona visione e che la forza sia con tutti voi. Allora, dove ti rifugi tu quando non sai che pesci prendere, quando non sai che mazzi usare? Ovviamente io mi rifugio sempre nel Destroy, ma il Destroy l'abbiamo già fatto, quindi oggi, aspetta che prendo robe. Oggi vivente perché ero da una vita intera e mezza che io non portavo il vivente con un'impronta del Mr. Negative, cioè c'è il Mr. Negative in mezzo, l'abbiamo già fatto un video simile, però abbiamo Super Skrull, abbiamo Jubilee, non c'è Zabu, come potete vedere perché è stato distrutto letteralmente dalla post-patch. Slash Oda. E niente, e l'importante di questo video, raga, lo sappiamo benissimo intanto come funziona il mazzo, che ci stiamo lì a dilungare. L'importante di questo video è non tiltare, perché sono... Cioè, ovviamente io mi sono staccato, cioè, come ieri, io mi sono staccato dalle ladder per il semplice fatto che non riuscivo a giocare in qualsiasi mazzo. Non riuscivo a giocare in nessunissimo mazzo, torre selvaggia, questa è una torre e questi qui sono che cosa? Le colonne. Però fortunatamente in questi casi trovo rifugio anche... Negli occhi celesti di Argem Magic. E ho scoperto non sono celesti perché sono bianchi. Vedi, sono bianchi. Però tu non ci fai molta attenzione a queste cose perché sei intento a guardare la bellezza e la maestria della Valiant. Adesso Magic, subito. Subito Magic. Poi abbiamo Iron Ladder. È una carta molto forte comunque in questo mazzo che ci può aiutare a fare robe. Tu sei un Destroy che vuoi letteralmente spaccarmi in due. Quindi io posso anche averlo avvantaggiato un attimo col settimo turno. Questo è vero. Però. Iron Lad, molto buono. Che facciamo? Proviamo? Può prendere Mr. Negative, Jubilee, Super Skrull, Iron Man e Sera. Guarda, se prendi Sera io sono molto contento perché turno 5 ti potrei fare benissimo cose molto losche. Venom. E se lo ricopio in mano? Iron Man, ok, con calma. Abbiamo Iron Man, abbiamo anche la mistica da poter fare. Ok. E guarda, io ti potrei benissimo fare mistica. Into Ravonna? Volendo? Oddio, Ravonna però fa portare lui a 4, lui a 2, lui, lei, sorry. Però fondamentalmente io già devo aver settato robe. Devo aver già settato robe io qui. Quindi se io faccio Iron Man, anzi no, fai Iron Man qui. E basta. Fai Iron Man qui e basta. Lui farà Killmonger, no? No, farà un altro Venom. Un ulteriore Venom, ok. Potrebbe essere una bella play comunque anche Super Skrull, eh. Pescare Super Skrull potrebbe essere una bella play. Invece Sera, ok, non mi interessa, però c'è lo Slout. E noi che facciamo? Facciamo Slout vivente, vediamo se regge la cosa, anche se non credo proprio. Non lo so, perché lui adesso avrà Knull che sarà di forza maestruosa. Però noi ci difendiamo molto bene col tribunale, no? Ci andiamo molto bene, l'importante è crederci. L'importante è crederci. Doctor Strange. Come Doctor Strange? Ah, ma è una finice che ha briccato. È una finice che ha briccato, dai. Forge. Ok. Ho capito. Adesso, Mr. Negative, frate. Molto bello, Mr. Negative, molto bello. E tribunale. Tribunale ce l'accogliamo tutti. Vediamo se basta. Perché se è una fenice lui, nel senso solamente con Venom, ma che fa? A parte tutto che lui si ritira. E andiamo con il prossimo game. Vivente, signori. Il vivente è tornato. Eccolo, bello, goliardico. Vedi, io in questi mazzi io trovo speranza. In questi mazzi, cioè, non lo so che problemi c'ho ogni volta. Io trovo positività. Non so parlare. Positività nelle cose ancora più buie e più remote dell'entroterra. Infamous Enjoyer. Sei Infinite? No, non sei Infinite, ok. Andiamo. New York. Allora, diciamo che non è una bella start questa. Possiamo dire che non è una bella start questa? Sì, non è una bella start. Cascata del guerriero. Dopo ogni turno è carta posizionata. Sì, lo sappiamo quello che fa. Non è bello. Non è bello, però a noi ci interessa solamente settarci una location. Ok. Oscorp Tower. Va bene. Sono molto contento di questa cosa. Ma se tipo io gli... No? Gli butto la mistica? Non so quanto mi possa servire. No, teniamoci la mistica, può essere molto utile.
Ravonna, e che cazzo? Questa è una situazione che non deve accadere. Cioè, qual è il punto della situazione? Il punto della situazione è che noi, ovviamente, Giubilee. Ok, Super Skrull, quindi noi volendo ci abbiamo l'effetto di Wong. Che cosa ci può interessare? Fondamentalmente nulla. Non ci abbiamo neanche Magic. E lui che può fare? Può fare Black Panther in zona. Questo è un Mister Negative che ha briccato. Maledetto! E fondamentalmente io non posso fare assolutamente nulla, nel senso... Ah no, c'ho anche l'effetto di Ravonna. Fondamentalmente. Posso sperare in una roll-ad. Posso sperare in una roll-ad. Ma non lo so. Non ho idea. Oddio, Iron Lad che mi prende Magic comunque. Non posso vincere. Backdista Predict, maledetto. Però non credo basti perché lui adesso farà Ardinzola. Lui adesso farà Ardinzola. Lui adesso farà un botto di punti. Farà decisamente un botto di punti. Il problema qual è? Il problema è uno. Il problema è che io devo fare Oslout. Magari qui. Che mi abbassa la curva di Iron Man e Mistica e mi permette di fare robe, fondamentalmente. Vediamo. Ma non credo basti. Ardinzola sicuro, esatto. Ha preso anche prima Wong, quindi punti assurdi farà il ragazzo. Questa è la situazione. Questa è la situazione. Questa è la situazione in cui siamo adesso. Mi fa piacere che Wong se ne va. Sai, non me ne può fregare di meno anche perché abbiamo perso. E perché abbiamo perso? Perché non riesco a fare Mistica, Cosa e Tribunale. Non lo riesco a fare. Abbiamo perso, dai. Meno che lui non sia talmente stupido da fare anche Knull qui. Non lo so, vabbè. Vediamo, confidiamo nella buona fede del ragazzo. Dimmi che mi fai Knull. Iron Man. Che vuol dire Iron Man? Ragazzo, tu sei un genio. Tu sei letteralmente un genio. Farmi Iron Man con me che c'ho Super Skull in tuo Slout. Sei veramente un genio. Trastatelo sempre il processo, se ci credete. Un applauso per il ragazzo. Enjoyer. Sì. Vai, 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 vai. Cioè, tu non stai bene con la testa. Tu non stai bene con la testa a fare letteralmente quella giocata lì. Tu non stai bene con la testa. Distretto X, a posto. Via. Cioè, come... Raga, come ogni video c'è il distretto X. Sempre risaputo. Ormai lo sappiamo, vero Spider-Man? Almeno distruggili qualcosa di interessante. Non la Squirrel. Qualcos'altro, tipo un Sasquatch. Watu. Magliaggio del distretto X o era la sua? No, distretto X. Progetto Pegasus, ok, molto bello e interessante come roba. E io, guarda, lo vogliamo provare a fare così a buffo il Mr. Negative così? Così a buffo proprio. Fai Ravonna qui. E valuti. Quello che può succedere. Mr. Negative sul distretto X è follia, frate, per quanto mi riguarda. Raga, Opsummer. Ok. Due carte sue. Krakoa. Ah, questo è il mio Mister Negative. Questo è il mio Mister Negative. Mi raccomando, dammi propriamente tutte carte a uno e siamo molto a cavallo su questa scelta. Però dai, mi ha dato Apocalisse, fratello. Scherzi, mi ha dato Apocalisse. Vedi, a lui Rattler. A lui Rattler. Mi dai carte? Medusa? Medusa. Va bene, mi dai Medusa. Io devo per forza giocare qualcosa su Krakoa. Devo in qualche modo potenziarmi la roba. Quindi, se mi dai una carta che io posso giocare, io letteralmente. Visione, perfetto. A lui visione che. No, è su, è su, è su, è su, è su. È su, visione è su. Beh, io non posso vincere questo game, fratello. Io non posso vincere questo game. Letteralmente, io non posso vincere questo game. Perché? Perché te lo spiego subito. Io posso fare anche Mr. Fantastic qui. Io lo posso fare anche Mr. Fantastic qui. Il problema è che non regge la pressione. Non reggerà proprio la pressione perché è letteralmente una carta inutile e non mi può dare manforte. Oh, vedi una sentinella 11 cosa può servire. A posto. Perfetto.
E a me mi darà sicuramente Morph 06. Ma poi che succede fondamentalmente con Morph che è 06? Lockjaw? Sentinella? Capito? Letteralmente a lui carte utili, letteralmente a me carte inutili. Complimenti, fratello. Questo è il distretto X, questo è il vostro gioco di carte collezionabili migliore del mondo. Senza senso, senza senso. Mi abbevero e arrivo. Ok, sei Infinite? No, il mio alias ha un alias, quindi chi cazzo è chi? Ok, Nidavellir, va bene. Nidavellir chiama Ravonna. Nidavellir chiama Ravonna. Potrebbe essere... Oddio. E lui è un destroy. Ok, è un destroy. E potrebbe essere molto bello fargli la combo. Barone sinistro, molto buono. La combo. Toglila. Toglila, barone, perché lui è un destroy. Muoviti subito, assolutissimamente. Vai, 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 vai. Guarda che occhi celesti che c'hai. Ok, e fino a qua, di tu, ci sta. Tu distruggi, ovviamente. Sai che mi serve? Sai che mi serve in tutto ciò? Che Aerolando mi fa una giocata magica. Serve che Aerolando mi faccia la play. Invece c'è Iron Man. Vedete Charmander. Potrebbe mai avere l'ED lui? Io ho visto dei destroy con l'ED, ma se lui mi fa l'ED è veramente un mascalzone. Io Iron Man mi sa che lo setterei. Ok. Però bisogna capire, cioè, se, nel senso, se lui c'ha l'ED e me lo fa su un Nidavellir che io ho un più 5 di forza e non sono più a 3 di forza, conta quella base o questa? Fondamentalmente. Non lo so. Vedete, vedete. Super Skrull. Ok, Super Skrull è una bella play. Però io farei Mistica and Jubilee. Non voglio cluggarmi lì. Non voglio cluggarmi. Non so se Jubilee la può risolvere in tutto ciò. Killmonger. Ok. Allora, per il tuo Krull ci abbiamo Super Skrull. Ok, e fino a qui non ci piova la play. Non ci piova la play. Sarebbe cosa molto buona e giusta cercare di fare il tribunale adesso. Di pescare Jubilee adesso con il tribunale. Avete capito? Mister Negative, a posto. Mister Negative, a posto. A posto così. Lo slot è buono, perché lo slot è molto buono. Ora, io ho un 50-50 che il tribunale venga pescato adesso. Ok. Ho un 50 e un 50. Sabretooth. Ebbene, ok. Vabbè, fondamentalmente la location di Nidavellir noi l'abbiamo presa. Pieno. L'abbiamo preso appieno. E via. 96. A posto. E qui godo. E qui godo. Via. Dai, facciamolo scappare. Adrenalina. Adrenalina. Ha snappato? Perché ha snappato? Lui fa Nova. Fa Sabretooth. E fa Ninzola. Scusami. Allora per dire. Sì. Io non so quanto può essere worth la play. Io non so quanto può essere worth la play. Capito? Non so quanto può essere worth la play. Oh, ma il tribunale che mi fa prendere 8 cubi? Così? Senza senso? Ehi, 30! Ma quanto ammonti? 4 e 6. Eh sì. E adesso bisogna chiudere al meglio con l'ultimo game. L'ultimo game deve essere impattante. Dici tu, puoi terminarlo benissimo con gli 8 cubi? No. Perché è l'ultimo game questo. L'ultimo game va e viene e deve essere fatto. Ok? Magic. L'abbiamo subito. Turno 7 è molto importante per questo mazzo, eh. Il turno 7 è veramente molto importante per questo mazzo perché ci permette di fare veramente tante, ma tante follie. E poi possiamo benissimo anche briccare in qualche modo Ravonna, visto che abbiamo il turno 7, no? Per fare 5 Iron Man, 6 Onslaught and, bello, Castello Blackstone. Toglierei il Castello Blackstone. Fatto bene. Cerebra 2? Cerebra 2 è ottimo. Abbiamo il coso, come si chiama? Esatto, lui, no? Lo Skrull super, più super di tutti. E il problema è che io che cosa cazzo gioco adesso? Posso giocare Super Skrull?
Lo posso fare, sì. Lo posso anche tentare di fare. E potrei anche tentare di giocarlo qui. Poi, metti tu che giochi sera. Scusa. Bello, non posso giocare nulla. Molto bene. Devo aspettare il turno 6. Molto bene. Mister Sinistro, Cerebro. Ok. E che va a potenziare Ravonna. Va a potenziare Ravonna. Ora. Io potrei fare Iron Man Mistica. Perché io lo potrei fare. Il problema dove sorge? Il problema sorge che poi io non ho play per il turno 7. Sì. Bene, in questo video abbiamo visto anche il counter per eccellenza di Iron Man, ovvero lui. Lei. La ragazza con l'impronta sulla mano, ovvero Ego. La ragazza con l'impronta sulla mano. Ragazzi, ce l'ha persa Super Skrull. Ce l'ha fondamentalmente persa Super Skrull la play. Ce l'ha letteralmente persa Super Skrull il game. Bella. Bella, ragazzi. GG. Complimenti. Continuiamo non solo con la regola non scritta che io in ogni video devo beccare il distretto X, ma con la regola non scritta che io devo ogni volta, l'ultimo game, perderla in una maniera abnorme. Però fondamentalmente a me non è dispiaciuto per niente il mazzo, cioè ha retto abbastanza bene, ha portato a casa 8 cubi contro un destroyer che la play è stata compromettente. Ultimo game, Eco, signori, Eco ha distrutto letteralmente tutte le nostre speranze e anche Super Skrull è stata un'arma a doppio taglio. Provatelo anche perché... Ripeto, pensate più che altro a chillarvi e a divertirvi, raga. Non badate all'arrivare a chissà quanto infinito. Intanto non ci sono rewards, quindi che cazzo ve ne frega. Dai, ci vediamo stasera in live.